Amici di 2020, bentrovati, eccoci insieme a Ieri e Oggi. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. 18 febbraio, martedì, torniamo indietro nel tempo. 1959, Fidel Castro diventa leader di Cuba dopo il rovesciamento del presidente Fulgencio Batista. 1954 nasceva oggi nel New Jersey l'attore John Travolta. Tra i suoi personaggi più famosi c'è ovviamente Tony Manero nella Febbre del sabato sera. Uno sguardo a vedere la Hit Parade, in questo caso del 1963, il 16 febbraio arrivavano in testa alle classifiche inglesi i Beatles con un brano famosissimo, Please Please With Me. Ed ecco lui, Massimo Moratti, che acquista l'Inter nel 1995 dopo il padre Angelo, presidente dal 55 al 68. Moratti acquista la società sportiva nella stagione 2009-2010. L'Inter, allenata allora da José Mourinho, vince 5 titoli: Coppa Italia, Campionato, Champions League, Supercoppa di Lega e Mondiale per club. Bene amici di 2020, arriviamo a questa sera, martedì 18 febbraio. Per quanto riguarda i concerti, si sottolinea quello al Teatro Comunale Mario del Monaco a Treviso con Noah. E per Ieri e Oggi è tutto. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale 2020. A domani!